Benvenuti al Salone Internazionale del Libro di Torino. Io sono in compagnia di due autrici, due protagoniste di un evento che avverrà il 25 maggio, sabato, in Alzaia Naviglio Grande al numero 4 a Milano. Sono in compagnia di Federica Carossi e c'è anche Mara Di Noia, perché insieme racconteranno Milano. Ciao ragazze. Ciao Claudio. Ciao Mara. Ciao, ciao. Grazie. Allora, scrivere Milano, raccontare Milano. Il libro di Federica Carossi si chiama Non ricordo l'inverno e racconta attraverso la poesia la Milano di sempre, mentre Mara ha scritto un romanzo proprio ambientato nella zona dei Navigli e durante la Seconda Guerra Mondiale. Allora, che cosa uscirà da questo evento, Federica? Partiamo da te. Uscirà una festa. Una festa perché innanzitutto sono felice di raccontare Milano con una mia amica, una cara amica, e condividere con lei i nostri due libri. Presentare insieme la scrittura e l'amore che ci accomuna alla nostra città. Non ricordo l'inverno è ambientato a Milano, e Milano è, possiamo dire, un personaggio nei versi, perché in realtà è un sentimento che io provo per la mia città, per quel tempo che ho vissuto a Milano, che è indelebile. E sono emozionatissima di portare finalmente Non ricordo l'inverno a casa. E invece Mara Di Noia ha scritto questo romanzo che devo dire molto, molto dolce, molto, molto bello, nonostante ci siano dei momenti veramente crudi, perché la storia di una prostituta che all'improvviso salva un protagonista di questo tuo libro, Guglielmo. E intorno a questo racconto, insomma, c'è tanto della Milano, di quel quartiere dove, se non sbaglio, tu sei proprio nata. Però vivi adesso e lavori. Sì, sì. Vivo e lavoro sul Naviglio. Grazie di aver colto la dolcezza, che è quello che ci consente la parola poetica. Alla fine del libro ringrazio la poesia perché ci permette di dire l'indicibile. E ho scelto il linguaggio poetico proprio perché ci permette di fare questo. Raccontare Milano con la prosa poetica che io cerco, diciamo, nella narrativa, e che mi ha consentito di conoscere Federica, e che lei non ricordava neanche, che mi ha donato la chiusura di questo libro. Quindi le ultime due righe di questo romanzo sono tratte da una poesia di Federica, che è quella con cui io l'ho conosciuta. Quindi ritrovarsi insieme il 25 maggio in questo evento, con una cornice artistica dello studio Mitti e di una persona che vive il Naviglio da credo 40 anni o forse anche di più, ha a che fare con la magia, e quindi sarà una festa veramente magica. Ma poi nel tuo libro tu parli di atmosfere, parli di sfumature, di colori, di profumi, di odori, tutto quello che è poesia alla fine. E Federica Carossi credo che ne sappia qualcosa di tutte queste situazioni, no, legate alla poesia, che ho trovato nel libro di Mara, pur essendo un romanzo. Posso? Ma se posso permettermi, la prosa di Mara è poetica. La prosa di Mara ha una parte di poesia, e la sua anima è poesia. Bene, noi concludiamo e abbiamo già spiegato che sono due libri uniti in un certo senso, che si ritrovano in maniera molto naturale. E poi tu, Mara, ami proprio i Navigli, perché si capisce proprio dalle prime righe che c'è molto, molto amore in tutto questo. Quindi 25 maggio è un sabato, venite in Alzaia Naviglio Grande, Studio Mitti, Milano, alle ore 17 con Mara Di Noia e il suo libro, e con Federica Carossi e l'altrettanto libro. E poesia e romanzo, vi aspettiamo. Ciao!